Buonasera, eccoci tornati in studio con il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli. Domani probabilmente il capo dello Stato darà un mandato esplorativo, si dice, alla Presidente del Senato, più che un preincarico politico a Salvini o a Di Maio, ma se quel mandato esplorativo dovesse invece arrivare al Presidente della Camera, Roberto Fico, cosa succederebbe per voi? Ma io le rispondo che ci affidiamo alla lungimiranza e alla saggezza del Presidente della Repubblica Mattarella e non voglio neanche da capogruppo del principale gruppo parlamentare alla Camera e al Senato fare ingerenze in prerogative fondamentali costituzionalmente garantite nei confronti del Capo dello Stato. Le posso però dire una cosa, da parte del sottoscritto, da parte di tutto il Movimento 5 Stelle, Casellati e Fico sono due figure istituzionali, non sono più due membri di partito e di conseguenza andremo, nel caso in cui fosse la Casellati, ma anche nel caso in cui fosse lo stesso Fico, a parlare con la stessa serietà e concretezza e grande senso di responsabilità, perché quegli 11 milioni di voti mi crede che ce li sentiamo proprio tutti sulle spalle, dicendo le stesse cose che abbiamo detto al Presidente Mattarella. Ecco, però se poi Fico dovesse magari in qualche modo riuscire, se fosse Fico naturalmente, che a stasera invece sembra che sarà più dalle voci che si sentono e nessuno lo sa, che sarà più alla Elisabetta Castellati, ma se fosse Fico non creerebbe comunque un problema rispetto poi a un successivo incarico politico a Di Maio? Ma io le dico, io penso che l'inizio dell'attività di Roberto alla Camera, come Presidente della Camera, sia stata dal punto di vista, io le dico da cittadino, veramente bella, veramente un riavvicinamento della politica ai cittadini con modi diversi, andando a piedi al Quirinale nelle consultazioni col Presidente Mattarella, parlando di tagli agli sprechi, signori miei. Roberto Fico come Presidente della Camera, non come membro del Movimento 5 Stelle, in pochi giorni ha fatto quello che i precedenti presidenti e gli altri partiti che hanno governato non hanno fatto in 30 anni, cioè ha dato mandato di fare un istruttore per tagliare i vitalizi, lo sta facendo per il bene di tutto il Parlamento, di tutte le forze politiche presenti e di tutti gli italiani, quindi lui è la terza carica dello Stato e a Roberto Fico diremo, noi abbiamo una soluzione, io penso di anzi. Fosse lui a riuscire a costituire un governo? Ma l'incarico esplorativo significa fare le consultazioni per verificare se esiste una maggioranza. Lo schema che abbiamo proposto è quello, io sono sicuro nel dire più rispettoso del voto popolare, che è quello di focalizzarsi e mettere al centro i temi, non le poltrone, perché i governi si sono fatti, ce ne sono stati tantissimi, ma al centro avevano la spartizione delle poltrone. Noi diciamo contratto di governo sul modello tedesco, si scrive nero su bianco, con forze politiche sedute a un tavolo, che cosa fare? E per la prima volta una cosa meravigliosa, semplice e rivoluzionaria che in Germania fanno dagli anni 50, i cittadini sanno che quel governo farà questo, questo e quest'altro. Però le poltrone non è vero che non contano, perché voi non mettete in discussione il fatto che il prossimo Presidente del Consiglio di un governo fatto con voi, poi vedremo con quali altri partiti, debba essere necessariamente Di Maio, quando voi avete preso il 32%, non il 50%, e l'indicazione del Premier non è prevista nel nostro sistema elettorale. Oggi Salvini ha detto io sono disponibilissimo a fare un passo indietro e a lasciare spazio a una terza persona che possa creare un governo di coalizione. Ecco, voi questo invece non, ma io quando ascolto non lo mettete il suo in discussione la permanenza in Ma io Maio. Penso che non l'hanno messo in discussione, non le metterebbero mai in discussione 11 milioni di italiani. Cioè, a differenza di un centrodestra che si è presentato unito in ma coalizione. Ma il 32 non è il 50. Però, no, però sono 11 milioni. Ma se mi dice, se ribadiamo il 32 a questo punto io le dico, ma qualcuno ha messo in discussione in Germania Angela Merkel che ha preso il 32% pochi mesi fa nelle ultime elezioni tedesche, hanno fatto un contratto di governo tra varie forze politiche, mi pare naturale che il candidato Premier lo metta in campo la forza politica che ha preso più voti, cioè noi abbiamo preso quasi il 33%, la seconda forza politica arrivata ha preso quasi poco più della metà dei nostri e io penso che 11 milioni di italiani che hanno dato la fiducia non a un Movimento 5 Stelle inteso come simbolo, ma a un programma, a una squadra di governo e a un candidato Premier, abbiamo preso tanti voti anche per questo, come andiamo a dire a questa gente no, abbiamo cambiato
cambiato idea, scegliamo una terza figura che non ha preso neanche un voto. Io penso che si arrabbierebbero e noi vogliamo seriamente rispettare quel voto. Però diciamo che in Germania c'è stata questa possibilità, come lei ha sottolineato, perché poi l'SPD, cioè il partito con cui hanno fatto l'alleanza di governo, ha accettato come premier Angela Merkel. Se qui invece, intanto lei mi dica una cosa, ieri Di Maio, partiamo un po' più da lontano, ha detto tra qualche giorno sono pronto a chiudere uno dei due forni, chiaramente si riferiva a quello della Lega. Cosa significa? Sta attivando quello col Partito Democratico? Ma oggi non stiamo chiudendo nessun forno, abbiamo semplicemente... l'ha detto lui, Sì, no, ma abbiamo semplicemente dato un po' di tempo, ovviamente, senza, diciamo, sostituirci ovviamente al Presidente della Repubblica, perché quando noi ci siamo rivolti al PD e alla Lega per dire mettiamoci un tavolo a parlare di temi, pare scontato rivolgersi a queste due forze politiche, non ci hanno risposto subito, il PD ci ha risposto immediatamente no, oggi abbiamo letto che Martina inizia a parlare di temi, questi temi sono un aiuto a quel comitato scientifico che abbiamo creato per scientificamente valutare la compatibilità giuridica dei programmi. I tre temi ricordiamo sono lavoro, famiglia, la famiglia e tasse, e abbassamento delle tasse, che ovviamente sono attività compatibili, ci sono dentro magari con nomi diversi anche nel nostro programma. Lei pensa che questo possa essere comunque l'inizio di un dialogo? Ma io sono fiducioso, ma nessuno perché può allora togliersi non la risposta. Ma perché voi invece di mettere nelle mani quel comitato scientifico che magari che tempi avrà per Ma per questo lavorare? Significa fare un po', secondo me è stata un'ottima scelta che ha fatto Luigi, che abbiamo fatto insieme, perché significa iniziare la stesura di un contratto. C'è questo comitato scientifico che non è del Movimento 5 Stelle, perché il professor Giacinto della Cananea è un illustre docente universitario che sta facendo questa valutazione scientifica. È un primo passo per la stesura del contratto, però quello che le volevo dire è ma nessuno oggi si può togliere dalla responsabilità di un futuro governo. E mi permetto anche di sottolineare soprattutto quelle forze politiche che hanno votato quella legge elettorale, quando noi diciamo signori miei guarda che questa legge elettorale crea un po' di instabilità, l'hanno voluta fare e oggi si tolgono dalla responsabilità. Io direi proprio di no e io sono veramente fiducioso, ma glielo dico sinceramente. Ma fiducioso nei confronti di che cosa? No, fiducioso nel senso che si possa creare lei un governo di cambiamento. Fiducioso, Sono fiducioso, ma sa perché io dico? Perché ma di cambiamento con chi? Ci dica con chi. Ma però. Allora a me non importa meno con che cosa, perché se noi andiamo dalla Lega e dal PD, ovvio che ci sono delle differenze, ma quando ti metti un tavolo, io l'ho fatto, ho partecipato ai lavori per l'elezione della Casellati e di Fico alla Camera, sembrava impossibile che in 12 ore il Parlamento sciogliesse la riserva e votasse, l'abbiamo fatto immediatamente, perché quando ti metti un tavolo e metti al centro i temi, le cose concrete, l'abbiamo detto, noi sinceramente di condannati per reati contro la cosa pubblica non le vogliamo, abbiamo posto un veto, è uscito un altro nome. Cioè, è seria, però, ma allora, bisogna incontrarsi. La domanda è, scusi, e poi concludo, perché non hanno ancora voluto venire a parlarci? Noi diciamo a Salvini, Salvini si può creare un contratto di governo, parliamone, siamo convinti che un governo di cambiamento non possa avere dentro quella forza politica che è Berlusconi, perché Forza Italia è evidentemente Berlusconi, che ha avuto 24 anni di possibilità di migliorare la vita degli italiani e non l'ha fatto evidentemente, però, e quindi stacca che darsi una risposta un po' e rischiamo. Allora, Salvini ha ribadito che non si stacca da Berlusconi, almeno per ora non ne ha nessuna intenzione, voi gliel'avete detto tante volte, tant'è che ieri Di Maio ha detto mi sto stufando, sto per chiudere quel forno, perché è stato successivo al fatto che Salvini ha ripetuto ancora una volta che quella era la coalizione di centrodestra e non si tocca. A quel punto resta l'altro forno, che è solo quello del Partito Democratico. Intanto lei li ritiene davvero interscambiabili gli uni con gli altri? Cioè il Partito Democratico sull'immigrazione c'ha una posizione, il centrodestra ce n'ha un'altra, sulla politica estera lo stesso, Salvini ha certe posizioni, il Partito Democratico altre, voi altre ancora. È possibile, come dire, metterli tutti sullo stesso piatto della bilancia? Le dico sinceramente di sì, perché ovviamente quando fai un contratto ognuno dovrà rinunciare a qualche cosa. Quindi voi siete pronti a rinunciare? Ma noi rinunceremo a qualche cosa anche noi, ovviamente non rinunceremo a che cosa? Allora glielo potrò dire quando ci confronteremo al tavolo in base all'interlocutore che avremo di fronte, però quel momento lì è un momento istituzionalmente... Però la Presidenza del Consiglio no. Ma la Presidenza del Consiglio, ma come si può ipotizzare?
Cioè, a me viene anche da ridere perché è l'unico messo in discussione, anzi quasi neanche considerato come il principale candidato presidente del Consiglio in Italia, è quello che ha preso 11 milioni di voti. Le ripeto l'esempio tedesco perché il contratto alla tedesca, perché vogliamo prendere l'esempio? Perché è un buon esempio, è una buona pratica, però le ripeto, Merkel non è mai stata messa in discussione come leader e quindi mettiamo al centro i temi. Una volta che ci si siede al tavolo si riesce a trovare un incontro, qualcuno farà una piccola rinuncia, chi fa un passo avanti, chi fa un passo indietro, però i passi avanti e indietro fino ad oggi li ho sempre sentiti per una poltrona piuttosto che una posizione di potere. Ma veramente nessuno ha parlato di poltrone perché non ci si è proprio arrivati a sì, però la storia ci ha insegnato che lei con chi li vuole fare questi, la storia passata, adesso prendiamo la perfetto, presente, lei mi questi fa piacere. Passi avanti li vuol fare sedendosi al tavolo col PD o con la Lega? Ma io li voglio fare nei confronti degli italiani, dottoressa. Vabbè, la differenza per il me... Il governo deve avere una maggioranza, nei confronti del PD o della Lega? Ma io le posso dire che numericamente abbiamo una maggioranza assoluta, sia con la Lega che con il Partito Democratico. Per me la cosa fondamentale è che al centro ci sia la lotta alla povertà, un intervento sulle tasse, la legge contro conflitto di interessi, tutti quei provvedimenti che fondamentalmente... Allora forse più col PD... Però io le ripeto quello ma che... Ma come dice... Quando ci siederemo a un tavolo e parleremo di temi, le saprò dire. Però questa è l'unica alternativa, perché altrimenti governissimi, governi di transizione, come ha parlato Calenda, governi non... Io penso che siano la violazione proprio del voto popolare del 4 di marzo. Ma se non si dovesse arrivare a costituire un governo politico, che succederà? Io penso che sia meglio andare al voto. Con questa legge elettorale? Io penso che sia meglio andare al voto. E secondo lei Mattarella lo consentirebbe? Io non posso permettermi di ragionare per il Presidente della Repubblica che di cui quindi lei dice come Salvini, se non c'è una maggioranza politica è meglio tornare al voto. No, ma è molto semplice. Noi non siamo una forza politica che fa un governo per occupare delle posizioni di potere per poi star lì a galleggiare e fare passare il tempo per dire di essere andati al governo. Se lo facciamo, lo facciamo vincolati a dei contenuti. La bellezza del contratto di governo è che c'è scritto i temi, i modi e i tempi per realizzarlo. I cittadini sanno prima quello che gli capiterà più avanti. Ecco, ma quella dichiarazione che ha fatto stasera Martina, che ha posto tre punti programmatici importanti, quelli di cui parlavamo prima, secondo lei può essere comunque l'inizio di un dialogo? Allora, io penso che andrebbe chiesto a lui, però... Perché voi avete comunque reagito positivamente. Noi abbiamo reagito positivamente, ovvio, siamo felici che abbia fatto questo passo avanti. È un aiuto, non le nascondo, anche al lavoro che il nostro comitato scientifico sta facendo sulla comparazione dei programmi. Aspettiamo che risponda al nostro appello per venire a un tavolo, sedersi, portare, noi abbiamo i nostri 20 punti, abbiamo un programma fatto di centinaia di pagine, immagino che ce l'avranno anche loro, troviamo i temi fondamentali e poi mettiamoci a scrivere. Questa, la soluzione è semplicemente questa. Io la trovo straordinaria dal punto di vista, parametrata col passato, è proprio una bella soluzione per i cittadini. Allora, al di là del reddito di cittadinanza e della flat tax che si governerete con la Lega, scusatemi che mi portano un'altra agenzia, vediamo che è successo, Di Maio, non posso aspettare qualcuno che deve ancora decidere se restare con Berlusconi o abolire la legge Fornero. Allora, qui si riferisce a tutte e due forse, perché... Cioè, a leggerla così. Io spero che si possa arrivare ad un governo prima possibile, non posso aspettare qualcuno che deve ancora decidere se restare con Berlusconi, e questo è Salvini, o abolire la legge Fornero, e questo dovrebbe essere il Partito Democratico. Con Luigi Di Maio ha implicitamente criticato il leader della Lega Matteo Salvini, parlando in piazza tra le pause di Montenero, di Bisaccia, forse si riferiva soprattutto a lui, perché anche Berlusconi ha incertezze sull'abolizione della legge Fornero. Allora, voi avete un programma molto ambizioso, poi veniamo anche a parlare delle questioni vostre che oggi il Foglio vi ha accusato. Di aver cambiato il programma, diciamo, che era stato approvato dai vostri iscritti subito dopo il voto. Però prima voglio farle vedere questo servizio, perché voi avete, volete approvare il reddito di cittadinanza, se governerete con la Lega addirittura la flat tax. C'è stato anche un riavvicinamento nei confronti dei sindacati o mi sbaglio? Lei ha incontrato Susanna Camusso? Ho incontrato la scorsa settimana Susanna Camusso, però le posso dire che ho incontrato molte volte anche i sindacati nella scorsa legislatura. Ma noi abbiamo sempre dialogato con tutti, magari anche partendo da posizioni differenti. Ma io penso che aveva detto si autoriformano oppure li autoriformiamo noi, che non era ma non proprio è... una posizione di... Ma ciò non significa che poi non li incontri, no, perché quello... le nostre istanze rimangono quelle. Noi siamo andati, abbiamo partecipato a dei consessi Ma quello dicendo... che voglio chiederle è se voi sareste favorevoli, se doveste mai governare
questo paese a reintrodurre l'articolo 18 per a reintrodurre come era prima del Jobs Act, quindi, certamente non al di sotto dei 15 dipendenti, però al di sopra sareste favorevoli. Direi di sì. E a cancellarlo il Jobs Act? A cancellarlo completamente no. No, quindi ci sono rimanere delle parti quanto che c'era, voi prendereste in considerazione. C'era prima, certamente. Ecco, però la prima questione è quella di sterilizzare, cioè le cosiddette clausole di salvaguardia che imporrebbero sia quest'anno che l'anno prossimo l'aumento dell'IVA in maniera molto onerosa, che ci sono state imposte dall'Europa e che con qualunque governo dovrà comunque fronteggiare. Sentiamo questo servizio. Due hamburger, 7,50 euro. Lo sa che può aumentare l'IVA a breve? No, sto sentendo parlare, però dico facciamo, abbassiamo le tasse, abbassiamo questo, non è vero niente. Cambia il maestro, ma la musica è sempre la stessa, non lo so. Questo quanto costa? Mi sembra 7,49. Tra qualche mese potrebbe costare 15 centesimi in più, lo sa? Quasi. Non me l'ho fatto i conti, ma diventerà lusso anche il vino, purtroppo. Prenderà qualcuno in meno di caffè? Il caffè diciamo che è un po' fisiologico, ecco, serve a far stare bene, quindi togliere quella tazzina di caffè è proprio il massimo. Nel prossimo biennio servono 31 miliardi e mezzo di euro per evitare che scattino le cosiddette clausole di salvaguardia e il patto stretto a partire dal 2011 dal governo italiano con la Commissione europea per garantire la tenuta dei conti. L'impegno è quello di reperire queste risorse con tagli alla spesa pubblica, pena l'aumento automatico delle aliquote IVA del 10 e del 22%. A gennaio 2019 la prima potrebbe passare all'11,5%, mentre quella attualmente al 22% passerebbe al 24,2%. Un anno dopo il rischio di un nuovo incremento. Quella intermedia passerebbe al 13% e la più alta sfiorerebbe il 25%. Noi abbiamo calcolato che ad esempio per una famiglia nel paese ci sarà un aumento di 795 euro in più all'anno e se si pensa che nel paese 1.600.000 famiglie sono nella soglia di povertà o a rischio di povertà, significa anche allargare ancora di più la differenza tra chi ai soldi e chi invece continua a soffrire questa crisi. L'effetto dell'IVA a regime significherà per noi o aumentare i prezzi o mantenerli invariati. Se li manteniamo invariati perderemo 2 milioni e mezzo, 3 milioni. Nel caso che invece aumentassimo i prezzi per adeguarci all'incremento dell'IVA, il cliente finale, avendo meno potere di acquisto, invece di venire a mangiare in pizzeria 3 volte al mese, 2 volte al mese, eviterà di venire qualche volta. E per un paese che vuole crescere, ovviamente diminuire il potere di acquisto, aumentare l'inflazione, è a parer mio una follia. Aumenti che riguarderebbero non solo il settore agroalimentare, dal quale sono comunque esclusi pane, latte, pasta, formaggi, frutta e verdura, ma anche altre voci di spesa delle famiglie, dal carburante agli elettrodomestici fino all'abbigliamento. Un ulteriore aumento non farebbe altro che portare completamente al collasso l'economia e tutti i piccoli e medi imprenditori che fino ad oggi hanno fatto sacrifici immani per arrivare sino a dove siamo oggi. E senza licenziare, provando a metterci qualche lira o qualche euro in tasca in meno noi e favorendo comunque persone che lavorano con noi da anni. Spendere non è reato. Se doveste essere voi a governare il paese, come ve la cavate con le clausole di salvaguardia? A me viene immediatamente da tranquillizzare la gente a casa. Lei sa che abbiamo lavorato tanto in queste settimane per la scrittura di una proposta di DEF e in questa proposta abbiamo già trovato le coperture per sterilizzarle. Posso anche dirle che c'è aperto un dibattito sulle tax expenditure, che sono le tante agevolazioni fiscali che ci sono dai fossili in giù, così banalizzando. Queste basterebbero per sterilizzare. Basterebbero, sono già state confermate. Sia quest'anno che l'anno prossimo? Ci sono per quest'anno. Ci sono molti tagli agli sprechi, a partire dai vitalizi, ma tanti altri tagli, quindi con un governo, col Movimento 5 Stelle all'interno, gli aumenti dell'IVA non ce ne saranno non proprio. Ce ne saranno. Senta, Alessandro Di Battista ha dichiarato che Berlusconi è il male assoluto e che insomma Salvini sembrava Dudù in quella un po'.
lui parlava, ma Berlusconi sillabava le parole che diceva. Lei condivide queste affermazioni di Battista? Alessandro ha fatto una battuta, perché allora quella scenetta che ha fatto Berlusconi certamente non è stata una bella scenetta, non è stata certamente un bel trattamento che ha ricevuto Salvini. La battuta mi pare che dicesse che Berlusconi trattava meglio Dudù di quanto non avesse fatto con Salvini. No, che sembrava Dudù, ha detto. Detto questo, a me interessa più che la scenetta in sé, così comica, barra teatrale, interessa il fatto che siamo di fronte ad una persona. I commenti su Berlusconi non sto a dire, li abbiamo detti e ribaditi. È uscito dal Parlamento grazie al Movimento 5 Stelle, che ha imposto un voto palese in quella giunta per l'elezione in cui lo volevano salvare col voto segreto, ricordiamoci questa faccenda. Però a me piace ricordare come lui abbia veramente, ci sono quattro governi Berlusconi e nessuno si ricorda. Adesso era meglio non dirla questa cosa qui, che Berlusconi era il male assoluto, no? Ma non, con Berlusconi noi non faremo mai, visto che abbiamo aperto di andare al tavolo, aggiungere che non hai i numeri per avere una maggioranza con Berlusconi noi. Berlusconi proprio mai. Ma mi chiede anche con Forza Italia, Berlusconi è Forza Italia e Forza Italia è la Lega. Ha già dimostrato di non aver fatto il bene degli italiani, ma aver fatto molto più interessi particolari suoi personali e delle sue aziende, quindi mi sembra naturale che un governo con Berlusconi non sarà certamente un governo del cambiamento. Ecco, Lucia Annunziata sull'Huffington Post scrive che vi sentite i possessori unici del diritto morale nella terra della politica, per cui ognuno deve fare quello che volete voi. Come risponde? Ma io rispetto molto la dottoressa Annunziata, penso che non ci conosca a sufficienza per aver detto questo. Penso che noi rappresentiamo un buon esempio della politica, dal taglio agli stipendi dei parlamentari, dalle lotte per il taglio agli sprechi. Io le posso anche dire, non è che cambieranno la vita economica del paese, però noi siamo persone che sta in mezzo alla gente, noi siamo tra i mercati, siamo sempre in mezzo, riceviamo sempre pacche sulle spalle, anche quando vai a quel paese, per l'amor del cielo, va benissimo. Sai cosa si chiede alla gente? Tagliate delle signore anziane, mi ricordo una fila, un mercato, una signora anziana che diceva: io vi voto perché voglio tagliare i vitalizi a quei politici. Sono piccole cose, sono una cosa importante, però non è che risolvono i problemi del paese. Però qua si vuole uno slancio culturale, la rivoluzione culturale. Quei segnali qua riavvicinano non i cittadini alla politica, perché i cittadini avrebbero voluto avvicinarsi alla politica, ma la politica e i cittadini. E ci saranno nei prossimi giorni delle belle sorprese. Per cambiare radicalmente servono molte altre cose. Esatto, però l'importante è che al centro ci siano i cittadini e gli interessi. Se non li conosci, non li senti, perché non sei loro, non li puoi risolvere. Lei non crede che Di Maio possa rischiare la stessa fine di Bersani del 2013? Lo escludo categoricamente. Quando Luigi ha proposto... Perché le faccio vedere questo tweet, ma perché è un dettaglio tecnico fondamentale. Solo questo tweet di Zucconi, il contratto di governo è una cosa di 100-200 pagine. Con ma ogni dovete cosa... trovare qualcuno con cui farlo su questo contratto. Però quantomeno noi abbiamo impostato uno schema. Lo schema di Bersani era: ti do un foglietto, magari se non senza all'interno un contratto ben specifico di temi e di cose da fare, era un attimino differente la cosa. Lei quindi lo esclude, perché c'è un tweet di Vittorio Zucconi, spiritoso, dire, che avremo tra l'altro nostro ospite, che dice: Di Maio che fa la bella scontrosa sta diventando la proverbiale bella di Torriglia, a Roma si dice Sora Camilla, quella che tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Io direi a Zucconi, stiamo a vedere tra qualche giorno, qualche settimana, poi magari si dovrà dire che non è, diciamo, la previsione non è stata corretta. Allora, oggi il Foglio ha pubblicato una notizia che insomma sembrerebbe anche piuttosto grave, cioè che voi avete sostituito parte del vostro programma elettorale, quello che era stato approvato dai vostri elettori, sostenitori, subito dopo il voto, attenuando alcune parti che riguardavano soprattutto, quelle più importanti, la politica estera. Non le sembra una... Insomma, abbiamo, come avrà visto, risposto grave pubblicamente. Che sia successo una cosa del genere, perché hanno ribattuto in serata che loro hanno le prove, perché sono andati a vedere questi PDF scaduti che erano appunto conservati in una, adesso sarebbe complicato spiegarlo, però in un sito internet, e quindi sono pronti a fare la controprova per dire che avete attenuato molte posizioni che per esempio sulla politica estera erano più radicali. Ma io ringrazio il Foglio di aver puntato l'attenzione su un qualche cosa che per me è molto importante, cioè noi
abbiamo fatto votare per circa 2 milioni di volte un programma con i 20 punti. Loro forse si sono dimenticati di controllare che quella votazione ha partorito dei programmi molto dettagliati ma provvisori, e c'era anche indicato il fatto che erano in divenire. Quella modifica che oggi il Foglio ha preso come una giravolta, mi pare sulla politica estera in particolare. Sì, soprattutto perché dice che ha dato un'impostazione radicale, terzomondista, filorussa e antiatlantica, mentre il nuovo programma è stato bonificato, ha tolto le contestazioni alla NATO e agli Stati Uniti, ha addolcito le critiche all'euro e all'Unione Europea, smussati gli elogi alla Russia. È totalmente falso. Noi abbiamo detto la medesima cosa con parole differenti. Quindi è proprio tecnicamente, a me dispiace che il Foglio cerchi di fare degli scoop, ma è tecnicamente falso. Spero, sono contento che lei mi sta dicendo che domani pubblicheranno il link, perché li abbiamo già pubblicato noi oggi i link dei primi testi che loro ritengono aver modificato, ma che ai loro non abbiamo assolutamente modificato. Quindi, siamo totalmente rispettosi del voto dei nostri iscritti. Non è cambiato niente. È un nostro modo di essere. No, dico, rispetto a quello che era stato approvato dai vostri iscritti e a quello che è stato poi pubblicato il 7 marzo. Ma no, quello era una bozza di lavoro che è stata completata, perché sa che abbiamo portato, ovviamente per un obbligo di legge elettorale, il programma elettorale al Presidente nelle elezioni, nelle corte d'appello. Però nel completarlo è stata è stata molto smussate certe posizioni. Abbiamo... Ci siamo presentati in campagna elettorale dicendo che volevamo rimanere alleati dell'Occidente nel patto atlantico. Questo c'era scritto nel programma ed è confermato nel programma, qui non riesco sinceramente a capire, però vabbè, ognuno fa il proprio mestiere, chi cerca i scoop e chi invece li smentisce. Certo, dice chi li smentisce. Allora, senta, però adesso mi dica seriamente, sì. Siamo oggi, anche adesso, domani, perché molti meno lo camperlaia, ma lei no, insomma, domani forse ci sarà questo incarico, pare, alla Presidente del Senato. Lei si sente di fare un pronostico su quale potrebbe essere, al di là dell'incarico di domani, il governo che guiderà il Paese da qui a un mese? Lei pensa che sia davvero, visto che voi siete comunque centrali in questo governo, si sente di dire che riuscirete a dividere la Lega da Silvio Berlusconi, e quindi lo farete con la Lega, o alla fine c'è davvero la possibilità di un'apertura di dialogo col Partito Democratico? Non mi dica è uguale. No, le dico che caratterialmente non sono mai stato portato a fare pronostici. In questa fase abbiamo veramente totale fiducia nel Presidente della Repubblica, perché sarà molto importante quello che deciderà. Sì, certamente, però a chi dà il preincarico, come dà l'incarico esplorativo, sono scelte fondamentali sulla buona riuscita di quel percorso. Quindi io non voglio, le ripeto, ma non perché non voglio rispondere, questo è un ambito costituzionale per il Presidente della Repubblica, quindi io non voglio esprimere valutazioni che vadano ad ingerirsi in un ambito che è proprio di Mattarella. Comunque Berlusconi è fuori dai giochi. Ovviamente. Allora, sentiamo Antonio Noto, prima di chiudere, perché abbiamo fatto un sondaggio, intanto se si dovesse tornare al voto, cosa che a tempi brevi non avverrà perché il Presidente della Repubblica sembra averlo già escluso, chi ci guadagnerebbe? Vediamo un po'. I risultati sono abbastanza particolari, anche se si stabilizza un trend che già è nato nelle scorse settimane. Ecco, se vediamo appunto i primi cartelli, noi abbiamo il Movimento 5 Stelle al 36%, il Movimento 5 Stelle al 36%, la coalizione del centrodestra, poi vediamo i singoli partiti del centrodestra al 38%, la coalizione del centrosinistra al 19%, Liberi Uguali al 2,5%, quindi quasi un testa a testa fra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Se vediamo invece il cartello successivo, il peso elettorale dei partiti del centrodestra, vediamo che anche qui è cambiato molto, nel senso il centrodestra è cresciuto solo di un punto, ma sono cambiati i rapporti di forza all'interno del centrodestra. La Lega è incrementata sino al 21%, Forza Italia invece è diminuito all'11,5%, perdendo appunto 2,5 punti, e Fratelli d'Italia praticamente è rimasta invariata. Un altro partito che è perso consensi in queste settimane dopo il voto del 4 marzo è appunto il Partito Democratico, che nell'ultima rilevazione di oggi è stato testato al 16,5% con circa il 2% in meno rispetto al 4 marzo. Europa, più Europa Bonino l'1,5% perdendo l'1%, e infine l'ultimo cartello Liberi Uguali che è al 2,5%, quindi starebbe sotto il 3%. Però poi abbiamo analizzato anche altre cose.
abbiamo appunto testato l'eventuale passo indietro di Di Maio, no? Come viene percepito dall'elettorato italiano e anche dall'elettorato del Movimento 5 Stelle. Ecco, gli italiani sostanzialmente sono divisi in due, anche se prevalgono leggermente coloro i quali dicono che Di Maio non deve fare un passo indietro. La pensa così il 43% contro il 40% che, per esempio, che invece sarebbe favorevole a un eventuale passo indietro del leader del Movimento 5 Stelle. Ovviamente all'interno dell'elettorato del Movimento 5 Stelle la situazione è diversa, per il 76% Di Maio non deve fare assolutamente un passo indietro. Poi abbiamo un'altra tabella invece in cui abbiamo chiesto agli italiani, ecco, se il Presidente della Repubblica domani dovrà decidere se dare un mandato esplorativo al Presidente della Camera o al Presidente del Senato, su chi dovrebbe ricadere questa decisione. Anche in questo caso gli italiani sono abbastanza divisi, però prevale l'opzione Fico, prevale l'opzione del Presidente della Camera. Fico è indicato dal 38% degli italiani, invece il Presidente del Senato Casellati dal 32. È interessante che anche per l'elettorato del Partito Democratico l'incarico, ecco, dovrebbe essere più proiettato verso il Presidente della Camera che non verso il Presidente del Senato. Infine, invece, se nell'ipotesi di stallo si dovesse creare il governo istituzionale, ecco, non c'è sicuramente consenso. Il cosiddetto governo di tutti, ecco, il 54% degli italiani è contrario. Gli unici, ecco, i favorevoli, la maggioranza dei favorevoli prevale solamente tra l'elettorato e il Partito Democratico. Gli elettorati di tutti gli altri partiti invece sono fortemente contrari. Benissimo, allora grazie a Danilo Toninelli per essere stato qui con noi. Io vi lascio con un servizio di Gabriele Corsi che è andato a San Marino, perché anche lì vedrete come qui ci abbiamo Di Maio e Salvini. L'altra volta è venuto Vecchi, ha fatto una proposta stranissima, dice per un anno fa il Presidente del Consiglio Di Maio, poi lo fa Salvini, insomma anche lì ci sono due politici che si contendono un po' la guida del governo locale, naturalmente con meno problemi di quello nostro nazionale, e poi ci collegheremo invece con il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Grazie a Danilo Toninelli. Grazie a voi, arrivederci. Da quella parte là. Grazie.